Ragazzi, sono Alessandro e oggi leggeremo una radiofiaba che non conoscete. La regina delle nevi. Ora prendiamo la sua figura e la appoggiamo sull'audio. La regina delle nevi. C'era una volta un essere malvagio che costruì uno specchio incantato. Il bello lo faceva vedere brutto e il brutto lo faceva vedere bello. Un giorno sventurato, lo specchio si ruppe in un milione di pezzi che si sparsero nel mondo. Uno di quei frammenti entrò nell'occhio di Kai, un ragazzo che viveva in una casa piena di rose. Giocava e rideva ogni giorno con la sua vicina Gerda. Tuttavia, a causa di quel pezzettino di specchio nel suo occhio, Kai smise di voler passare del tempo con la sua amica. Venne l'inverno e i bambini della città si divertivano sulla neve con le loro slitte. Un giorno, la regina delle nevi andò lì dove Kai giocava e prese con sé il piccolo. «Tranquillo, starai bene con me», gli disse, dandogli un bacio che gli congelò il cuore. Gerda era molto triste, perché le mancava molto il suo amico. Cosa gli sarebbe successo? Pensò che forse era caduto nel fiume, quindi decise di rintracciarlo. Salì su una barca e andò a cercarlo, ma non lo trovò. Seguì il fiume e arrivò a una casa in mezzo al bosco, dove viveva una vecchia strega. «Ciao, vecchia signora! Sto cercando il mio amico Kai. Sai dove può essere?» «Non lo so, bambina, ma puoi entrare in casa per rimetterti in forze», rispose la donna. La strega non era cattiva e si affezionò molto a Gerda. Decise quindi di lanciarle un incantesimo per farle dimenticare Kai per un po' di tempo. La ragazza rimase nella casa della vecchia senza preoccupazioni, fino all'arrivo della primavera, quando le rose sbocciarono e le ricordarono il suo amico. Quindi decise di fuggire. Quando arrivò l'autunno, Gerda si imbatté in un uccellino e gli raccontò la storia di Kai. «Penso di sapere dove si trova», esclamò con un dolce trillo. «C'è una principessa che ha appena sposato un bellissimo giovane. Sicuramente è lui!» L'uccellino accompagnò la ragazza a palazzo. Ma quando raggiunsero la stanza in cui dormivano i principi, Gerda scoprì che il giovane che aveva sposato la figlia del re non era il suo amico. Quindi raccontò la sua storia ai principi, che decisero di aiutarlo. «Ti daremo una carrozza per andare a cercare il tuo amico», disse gentilmente la principessa. La ragazza continuò la sua ricerca, ma quando entrò nel bosco fu assalita dai banditi. Fortunatamente, tra loro c'era una piccola bandita dell'età di Gerda che voleva essere sua amica e impedì che le fosse fatto del male. «Non preoccuparti, non lascerò che ti capiti niente. Voglio essere tua amica. Perché non vieni a casa mia?» Quando arrivarono, Gerda fu sorpresa di vedere un castello abitato da centinaia di colombe e una renna. Uno degli uccelli le confessò: «Abbiamo visto Kai! È nella fredda Lapponia, prigioniero della regina delle nevi!» Quindi la bambina chiese il permesso alla giovane bandita di lasciare il castello e andare alla ricerca del suo amico. «Certo, la mia renna ti accompagnerà in Lapponia per recuperare Kai.» Quando la renna e la ragazza arrivarono in Lapponia, si fermarono a riposare nella casa di una donna anziana che le avvertì: «La regina delle nevi a Kai ha congelato il suo cuore e ha un pezzo di specchio nell'occhio.» La mattina dopo, la renna lasciò Gerda alle porte del palazzo della regina. Quando la ragazza arrivò, trovò il suo amico congelato e quasi senza vita. Disperata, Gerda lo abbracciò
e cominciò a piangere sul suo petto. Le sue lacrime erano così calde e piene d'amore che riuscirono a scongelare il cuore di Kai e distruggere l'incantesimo della regina delle nevi. «Gerda!» esclamò il ragazzo scoppiando a piangere. Con quelle lacrime rimosse il pezzo di specchio che aveva ancora nell'occhio. E così i due amici poterono tornare a casa felici. E se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale Giocattoli Ideale. Ciao, un bacione, Alessandro Torres.